Ciao, mi chiamo Elena e frequento il quinto anno del liceo classico Illuminati di Atri. Ciao, sono Lorenzo e frequento il quinto anno del liceo classico Illuminati. Ciao, sono Chiara e frequento il terzo anno del liceo classico Illuminati di Atri. Ciao, sono Lorenza e frequento il quinto anno del liceo classico Illuminati di Atri. Sono Gabriele Torresi e insegno storia dell'arte al liceo classico del polo liceale Illuminati di Atri. Sono la professoressa Tavani e insegno latino e greco al liceo classico del Polo Illuminati di Atri. Ho scelto il liceo classico perché sicuramente ero più interessato a delle materie umanistiche come l'italiano e la storia, ma ero anche sicuro che lo studio di materie come il latino e il greco mi avrebbero dato qualcosa in più non solo dal punto di vista culturale ma anche personale. Ho scelto il liceo classico perché ho sempre creduto nella validità e nella completezza di questo indirizzo, che penso operi una vera e propria apertura mentale su noi studenti e che ci fornisca gli strumenti giusti per affrontare la vita universitaria, ma non solo. Sebbene il classico sia l'indirizzo umanistico per eccellenza, le materie scientifiche non vengono trascurate e anche lo studio dell'inglese è molto approfondito, specialmente se si sceglie come me di iscriversi al liceo classico Cambridge, che non solo permette di studiare materie completamente in lingua inglese, ma permette a noi studenti di confrontarci con professori madrelingua e di conseguire certificazioni che aprono strade universitarie più varie. Tra le classiche lezioni a scuola, al quarto anno ho avuto la possibilità di studiare 6 mesi in Australia, da luglio a dicembre, e devo dire che è stata una delle esperienze più belle della mia vita, se non la più bella, e la devo soprattutto alla scelta del liceo classico, in quanto fin da subito mi ha insegnato a spingersi oltre i propri limiti e a guardare verso nuovi orizzonti. Oltre alle lezioni in classe, noi studenti siamo coinvolti in attività che vanno da manifestazioni sportive a quelle teatrali. Più in particolare, noi del liceo classico ogni anno ci cimentiamo in una rappresentazione teatrale che si chiama proprio Notte del liceo classico, che infatti volge alla celebrazione del nostro amato indirizzo. Non mi sono mai pentita della scelta che ho fatto, anzi, se potessi tornare indietro la rifarei altre 1000 volte. Riguardo il mio percorso, sebbene sia ancora lungo e io mi trovi ancora al terzo, mi sto rendendo conto quanto il liceo classico abbia influito sulla mia maturità e sulla mia crescita, ma soprattutto devo dire che ha sempre soddisfatto le aspettative che avevo sin dal primo. Nella nuova scuola si creeranno tanti nuovi rapporti e uno dei più importanti sarà quello con i professori. La cosa fondamentale alla base di questo rapporto è il rispetto. Se voi rispettate loro, loro rispetteranno voi e saranno sempre disposti ad aiutarvi quando avrete dei problemi. Con i professori da subito si è instaurato un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco. Tuttavia, non sono le semplici professori, ma quelle persone che da subito hanno creduto in noi, quando neanche noi stessi lo facevamo, e che ci hanno sempre sostenuto in ogni situazione. Penso che per noi del classico il futuro sia un pochino più semplice, dopo che siamo riusciti a superare questi 5 anni, ma penso anche che questo liceo mi abbia dato la possibilità di guardare la vita in maniera differente, ma soprattutto mi ha insegnato che con l'impegno e con la buona volontà tutte le difficoltà possono essere superate. In realtà, quando si parla di futuro, sono ancora abbastanza spaventata perché non so di preciso cosa vorrò fare, ma sono sicura che qualsiasi sarà la mia scelta, gli studi classici di questi 5 anni mi accompagneranno e mi saranno di grande aiuto, proprio perché mi hanno regalato delle prospettive molto più ampie e soprattutto più concrete riguardo a quella che è la vera vita al di là della scuola. L'apprendimento di un metodo di studio proficuo che poi consente agli studenti di poter scegliere qualsiasi facoltà universitaria. Il liceo classico garantisce una formazione completa agli alunni non soltanto nelle discipline umanistiche, ma anche in quelle scientifiche,
ed una particolare attenzione viene riservata anche allo studio della lingua inglese, che viene perfezionata all'interno dell'indirizzo Cambridge. Quasi dimenticavo. Tra le numerose opportunità che la nostra scuola ci offre, c'è stata quella di creare un giornale scolastico. E così la mia classe, la terza A, è diventata la redazione de Il Fuoriclasse. Seguiteci su Instagram.